benvenuti in un nuovo video, oggi video haul, visto che appunto ieri sono andata a fare un giretto per negozi e in realtà con tutta la situazione poi mi era passata un po' la voglia, ma ormai appunto ero in giro e dovevo andare a fare delle cose appunto in città e quindi ho detto almeno per staccare un po' la testa ho deciso di andare comunque a fare un giro. Devo dire che ho speso un po' di soldini, ma era più di un mese che non andavo per negozi. Quindi mi servono alcune cose e mi sono un po' viziata, diciamo così. È un haul misto, quindi di vari negozi e soprattutto appunto sia cose per la casa che per me. Diciamo che di abbigliamento non ho preso tantissimo, anche perché appunto siamo un po', andiamo verso la primavera e quindi poi non sapendo quanto ingrasserò, pian piano poi quando arriverà appunto il caldo ci penserò. Anche per quanto riguarda pantaloni, così non prenderò nulla perché ho un paio di jeans, anzi un po' di più, 2 o 3 jeans, prima mano che avevo di Lorenzo, quindi userò quelli, anche perché poi andando verso l'estate sarebbe inutile, poi non li uso più. Magari andrò a prendere solo un paio di, magari uno o due di leggings, perché adesso sto ancora usando quelli normali, ma iniziano un po' a darmi fastidio. E anche i collant alla fine li uso talmente poco che per ora mi vanno bene ancora quelli e poi il resto riesco a usare tranquillamente i miei vestiti almeno per ora. Poi in estate andrò di vestitini, quindi non c'è nessun problema. Prima di cominciare mi raccomando iscrivetevi al canale e venite a seguirmi su Instagram, vi lascio come sempre il link qui sotto. Il primo negozio è Tiger. Allora, ho preso, vabbè, una stupidata per Lorenzo, così un giochino. E ero entrata in realtà per prendere il cavo per l'iPhone, ma non c'era come mi intendevo io. Però ho trovato questo barattolo per la cucina, molto bello, così bianco, ma ha questa trama. Se si vede, ok, col tappo così in bambù che è molto simile a quelli che ho e devo ancora capire cosa metterci dentro, però mi piaceva molto da tenere appunto sul piano della cucina. E Tiger basta, Zara, perché appunto volevo prendere questo paio di pantaloni della tuta neri che sono come quelli, come la tuta che mi avete visto se non sbaglio nell'ultimo video, quello color panna, quello proprio il completo. E, siccome mi piace tantissimo e costa poco, ho voluto prenderla anche nera. Siccome ho già una felpa nera simile, appunto senza cappuccio, ho preso solo i pantaloni. E semplicissima con appunto l'elastico anche sotto. E ho preso, vabbè, la L perché l'altra volta avevo preso la M e avevo sbagliato, ma poi non era più disponibile. E quindi questa volta ho preso la L, di 15,95. Ce ne sono anche di tanti altri colori, però ecco, avendo già la felpa nera mi sembrava stesse bene. Primark, qua mi si è rotta la borsa. Allora, ho preso poi, alla fine ho trovato il cavo per l'iPhone, così, e da 2 metri, spero vada bene, sia abbastanza lungo. E fra l'altro l'adattatore va bene sia per l'iPhone che per gli altri telefoni, 4,50 euro. Poi ho preso, vado a caso, quello che esce dalla busta, canottiere per Lorenzo, perché quelle che ha adesso stanno diventando un po' piccole. Quindi andiamo di rifornimento. Poi ho trovato questo, il dispenser, quello con la pompetta, che è molto comodo. Ho pensato di usarlo per il liquido per fare il semipermanente, così mi è più comodo, non devo tutte le volte girarlo, invece basta che si applica il pezzo di cotone e si preme, così si inzuppa di prodotto. E 1 euro questo. Ho preso un set di orecchini, così. Li ho presi principalmente per questi, gli altri bene o male di perline ne ho di tutti i tipi, ma ecco, potevamo prendere solo questi ovviamente, quindi ho preso appunto tutto il set, vedete, 2 euro. Poi, allora, per Paolo ho preso questo maglioncino, perché l'ha preso uno uguale così blu l'ultima volta che siamo andati,
ho visto che era scontato a 5 euro e visto che gli piace, gliel'ho preso un altro per Lorenzo. Ogni volta che vado gli compro un paio di pantaloni della tuta perché gli scappano subito, infatti ne ha diversi che dovremo mettere via. Poi adesso devo riguardare bene tutto quello che gli va, quello che non va e fare poi bene il punto della situazione. E poi anche per lui quando arriva la stagione calda fargli un po' di acquisti. A questo punto 4 euro. Poi, questo ve lo faccio vedere indossato per me, questo abitino con la manica a tre quarti e l'elastico, così l'ho guardato ed è largo proprio. Va a largo e appunto sembra proprio fatto prima man e l'ho pagato 13 euro, magari ecco ve lo faccio vedere indossato, mi sembra molto carino da mettere magari anche con i leggings, devo vedere come, non l'ho provato quindi devo vedere quanto è lungo, ma a me piacciono anche con i leggings. Primark finito, ah no c'è ancora questo, ho preso due spugnette per il trucco. Quindi una classica tipo Beauty Blender e l'altra c'ha un lato piatto. Non so se non metta fuoco. Ok, e qua ha il lato piatto e ho pagato appunto, avete visto, 3 euro. Sono andata poi da Ikea perché in giro non manca mai. Allora qui, oh, bello pesante, ho preso un set di piatti. Vi faccio vedere anche il nome così almeno ci capiamo. Ok, e così semplici, bianchi, lucidi per tutti i giorni perché il mio set di piatti beige ha pochi rimasugli, li si continuano a rompere. Vabbè, sono abbastanza rovinati perché essendo opachi quando si taglia col coltello rimane proprio il segno e visto che appunto ogni 3x2 mi si rompe un piatto, ho preso addirittura un set. Ho preso poi per lo stesso motivo questa ciotola di vetro perché ce ne ho due, una mi si è rotta e siccome mi serve, le uso spesso quindi l'ho ripresa. Questa mi sembra che era 4 euro così di vetro. Poi sempre per la cucina ho provato a prendere questo set di coperchi in silicone. Non lo so, non li ho mai provati, se voi l'avete fatto magari ditemi come vi ci trovate. E, ne ho diversi di coperchi, però ecco, volevo provare, vedere se cambia qualcosa. Poi, in previsione appunto del decluttering e riordino dell'armadio di Lorenzo, ho preso i sacchi, questi qua sottovuoto. E perché appunto i vestiti che non gli vanno più li sto ovviamente tenendo tutti da parte, li ho divisi tutti per taglia e li ho messi dentro in questi sacchetti e a loro volta appunto sottovuoto e poi a loro volta in queste buste appunto sempre di IKEA, così rimangono tutti belli chiusi, non si rovinano e infatti adesso fra qualche mese dovrò iniziare a ritirare fuori le prime cose, le più piccole, capire cosa può andare, cosa no, anche perché Lorenzo è nato a ottobre e il prossimo baby 2 nascerà ad agosto, quindi sicuramente qualcosa ai body, anche perché Lorenzo ha sempre usato body manica corta, quindi quelli sicuramente li utilizzerò tutti, sia che sia maschio che femmina, anche perché all'inizio poi ho preso tante cose neutre, non mi piaceva proprio vestirlo proprio di azzurro, azzurro baby, quindi tante cose erano bianche, grigie e quindi va bene, poi i body, diciamo, anche se fosse stata una femmina e poi un maschio, anche se fossero stati rosa, li avrei usati comunque perché vanno via come il pane i body, quindi in ogni caso. Magari le prime tutine, quelle piccole piccole di Ciniglia, probabilmente non le potrò usare, però ecco. E sono contenta di aver fatto a suo tempo questo lavoro, di aver diviso tutto per taglia, e così almeno vado a pescare subito il sacchetto che mi serve senza dover far passare tutto. E quindi appunto mi servivano per mettere via man mano le cose che non gli vanno bene, i sacchetti sottovuoto,
e anche appunto due di queste qua per mettere via. Queste qua sono quelle super economiche, ma fanno il loro dovere, ce le ho tutte sotto anche il contenitore del letto e vanno benissimo. Come sempre, sacchetti, ogni volta li prendo perché questi proprio li avevo finiti, e altri contenitori di plastica. E voglio provare in un cassetto, vedere se ci stanno, se non ci staranno. Vedrò di tanto. Tanto da qualche parte li riutilizzo sicuramente. Ne ho presi due così. Tra l'altro adesso di questa linea li hanno fatti anche bianchi, non solo beige. E invece di questi c'erano solo così beige. Davvero comodi. Questi fra l'altro sono super super economici. Ho finito. Da Primark ho preso anche questa candela, davvero molto carina, e non la trovo perché mi era rimasta in un altro sacchetto, e appunto l'ho presa principalmente per il vasetto, non tanto per la candela. Infatti mi sa anche che non l'accenderò neanche. È profumata, sa tipo di lino, ok, però mi piaceva appunto il vasetto così opaco con il bordo dorato, e fra l'altro è super resistente perché mi è caduto quando mi si è rotto il sacchetto qui a casa di Primark, mi è caduta e non si è rotta, quindi è super resistente, infatti è bello bello spesso. E questa l'ho pagata 2,50 euro. Devo mettere a posto perché c'è qua un macello. Magari nei prossimi video vedremo di sistemare appunto tutti i vestiti di Lorenzo. Magari fra qualche mese vi farò vedere anche quando recupero i vestiti piccoli. Spero che gli acquisti vi siano piaciuti, spero di avervi tenuto compagnia. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!